L'avete approvato, una variante strutturale al piano regolatore che riguarda il centro storico. Tradotto in termini poveri, cosa vuol dire? Sì, allora, diciamo che abbiamo adottato il primo passaggio di un iter amministrativo che è quello di una variante strutturale, quindi abbiamo adottato la proposta tecnica di progetto preliminare. La zona interessata è quella del centro storico, quindi la zona del Pentagono, tanto per intenderci. La zona del Pentagono era fino al 2010 normata da un piano particolareggiato specifico per quest'area che essendo scaduto nel 2010 non era più attuabile e a questo punto era necessario riorganizzare e riordinare un po' l'aspetto normativo che riguardasse quella zona. Quindi la scelta è stata quella di fare appunto una variante specifica per quella porzione di territorio. La volontà dell'amministrazione è stata quella di andare a classificare i vari fabbricati che sono all'interno del perimetro del Pentagono, dandogli ad ogni fabbricato una possibilità di intervento ben precisa e ben specifica, nell'ottica ovviamente della valorizzazione del territorio, della valorizzazione degli immobili e anche dando la possibilità per una possibilità di riqualificazione, consentire anche i cambi di destinazione d'uso. Questo per una logica di rivitalizzazione e di valorizzazione di alcune porzioni che magari oggi sono, per varie ragioni, un po' cosiddette dal punto di vista spente, ecco. Quindi con la possibilità di trasformare i piani terra in superfici commerciali, quindi possono essere anche destinate ad attività, artigianato di servizio, commerciali, che possono consentire una riqualificazione, una rivitalizzazione di questa porzione della città che è un valore aggiunto per la nostra città.